Beh, sinceramente, dopo che abbiamo raggiunto il 3-0, pensavo di non, ormai di non rischiare più l'ammonizione. Però mi ha dato questa ammonizione un po' così, mi ha scalciato lui, diciamo, mentre io correvo dietro. Tanto me l'aveva promessa, diciamo, fra virgolette, quindi ci sta, dai. Beh, io mi piace guardare partita dopo partita, poi la classifica, sinceramente, la lascio guardare agli altri. Giustamente, un pensierino bisogna sempre farlo, a chi non piace sognare la Serie A? Giustamente, per adesso resta un sogno, però vediamo magari col tempo come andrà a finire. Sentite il carico della responsabilità adesso? Cioè, state educando il pubblico a sognare. Beh, diciamo che anche il pubblico ci aiuta molto, perché quando hai un pubblico che comunque ti incita per tutta la partita, che sin dal primo fino al 90esimo, 95esimo e passa, non fanno altro che applaudirti, ovviamente è merito anche nostro. Però si vede che loro ci stanno molto vicino e questo ci aiuta molto. L'importante era vincere e portare a casa il risultato. Infatti, poi quando la squadra va bene ne giovano, ne gioiamo tutti. L'importante era quello, sono contentissimo della prestazione, ma adesso c'è da pensare al Brescia, c'è da continuare su questa strada. Beh, ho fatto 6 mesi a Pescara e purtroppo le cose non sono andate bene, mi sono fatto male 2 volte, non riuscivo mai a trovare la condizione fisica per poter trovare un po' di continuità. E quando sono venuto qua, io sono venuto per aiutare, per dare una mano comunque, perché la certezza di giocare non ce l'ha mai nessuno. La forza di questa squadra è il gruppo, tutti uniti, sempre nel bene e nel male, si lotta dentro al campo, sia se le cose vanno bene che se le cose vanno male, nei momenti di difficoltà. E si rema tutti dalla stessa parte, si aiutano i compagni. E quello è sempre quello che ti fa fare il salto di qualità. Beh, andare in nazionale è sempre quello che sogni da quando sei piccolo. È una bellissima emozione, è sempre bellissimo andare là e poter vestire la maglia azzurra. E comunque io cercherò di impegnarmi al massimo per poter tornare anche qua, che sarò sempre meglio fisicamente.